È Angelo Broccolo, medico di Corigliano, il segretario regionale di Sinistra Italiana, eletto all'unanimità al termine del congresso fondativo a Lamezia Terme. Per Broccolo, il governo regionale ha disatteso le speranze dei calabresi e per questo Sinistra Italiana sarà l'opposizione del governo regionale. Tanti gli argomenti affrontati nel corso dell'incontro: sanità, trasporti, inquinamento, criminalità. Per Sinistra Italiana il Sud soffre soprattutto a causa della disattenzione del governo che ha favorito lo sviluppo delle regioni del Nord. Il Sud è stato trascurato e tralasciato e giace in una situazione drammatica. Il Partito Democratico ha calpestato i diritti dei lavoratori, ha ignorato le domande di futuro di generazioni di giovani che hanno bisogno di vedere di fronte a sé una prospettiva, ha fatto politiche che davano più forza a coloro che erano già forti. Elisabetta Piccolotti dell'esecutivo nazionale ribadisce poi l'intenzione di non stringere accordi con l'ex premier a livello nazionale e non sostenere quindi i candidati a sindaco del PD a livello locale. Noi non sosteniamo, come ha spiegato prima, nella maggior parte dei casi i candidati del PD e nazionalmente non faremo un accordo con Matteo Renzi che sta probabilmente per vincere le primarie, perché abbiamo una visione diversa. Siamo ormai completamente autonomi dalle scelte del Partito Democratico. Rossella Galati per la CNews 24.